Allora, eccoci ancora qui per continuare i lavori del nostro forum. Adesso aggiungiamo un aspetto importante a tutti i ragionamenti che già abbiamo fatto e concentriamoci su un settore nel dettaglio, che peraltro qui e lì abbiamo già citato strada facendo. Parliamo del mercato immobiliare in Italia, che presenta evidenti contrasti, potremmo partire da qui, tra i centri urbani e le province, risente di uno sviluppo industriale ed economico che si presenta in modo disomogeneo lungo tutto il territorio. Parlando di real estate, dobbiamo fare più considerazioni. Intanto all'interno di questo settore esistono diverse tipologie di immobili, chiaramente, quindi residenziali, commerciali, industriali, e che per ciascuna di queste tipologie esistono delle logiche differenti che andremo ad elencare. Vi do come sempre qualche dato da cui partiremo e partirei da un recente report pubblicato da Banca Ifis. Nel 2021 si è registrato un anno record con quasi 700.000 compravendite immobiliari, raggiungendo addirittura valori superiori al periodo pre-Covid, quindi già insomma è complicato oggi, no? Parlare già di periodi pre-pandemia, pre-Covid. Qui lo possiamo fare grazie a che cosa? La grande liquidità di famiglie e imprese e soprattutto anche grazie agli incentivi fiscali. Concorda CBRE, che nella recente ricerca Market Outlook 2022 ha calcolato per l'anno 2021 10,4 miliardi di euro di investimenti in Italia nel real estate commerciale. Parliamo di un recupero del 14% dai circa 9,1 miliardi del 2020 e qui torniamo ancora indietro al primo anno della pandemia, quindi un periodo assolutamente molto delicato. Per il 2022 arriviamo ai giorni nostri, sempre secondo gli analisti della società di consulenza immobiliare possiamo attenderci investimenti importanti nelle strutture logistiche, un comparto con volumi record nel 2021, l'affermazione dei prodotti multifamily e social housing in ambito residenziale, buone aspettative per hotel e resort con flussi turistici in ripresa, anche qui collegato comparto immobiliare, settore immobiliare con il settore del turismo che invece sappiamo molto bene essere stato penalizzato insomma nel periodo della pandemia, però che è visto in ripresa e questo sarà interessante effettivamente confermarlo o meno. E poi un primo recupero del retail dopo la fase di contrazione degli ultimi due anni, nuovo interesse per uffici e palazzi nelle zone centrali di Milano e Roma, quindi grandi città, mentre rimane l'incertezza sui volumi degli investimenti nel resto d'Italia. Torniamo a quello che dicevamo in apertura di ragionamento, quindi le zone, se parliamo geograficamente, insomma la situazione è differente e vanno fatte delle analisi differenti. Un altro dato trasversale che è in qualche modo capace di influenzare proprio tutti gli investimenti relativi ai comparti rimane quello delle tematiche ESG. Si stima infatti, altra percentuale che voglio fornirvi e mettere sul tavolo, che non meno del 18% degli investitori che sono stati intervistati quest'anno non prenderà neanche in considerazione acquisti di asset che non rispettino rigidi standard di sostenibilità ambientale. Questo oserei dire che è un bel passaggio, perché prima questi temi erano sempre lasciati un po' ai margini. Evidentemente in questi due anni si è un po' rimescolato tutto e soprattutto le priorità sono cambiate, si sono modificate. Ultimo aspetto sul fronte economico, il generale ottimismo riguarda la ripresa dell'economia nazionale. Questo perché? Allora, perché da una parte abbiamo avuto gli interventi di governi, istituzioni, banche centrali che hanno aiutato il mercato e che dopo due anni di pandemia hanno visto comunque la situazione calmierarsi. È anche vero che purtroppo dobbiamo aggiungere un aspetto negativo alla situazione internazionale, cioè la crisi geopolitica, quello che sta accadendo insomma tra Russia e Ucraina, venti di guerra che non sono più solo venti, ma purtroppo è una realtà, e questo ha portato tutta una serie di difficoltà anche in Europa legati proprio ai rincari energetici, le nostre bollette, la benzina, alle stelle, insomma temi che purtroppo siamo ormai abituati ad affrontare ogni giorno. Allora, come vedete, tanti punti anche per questa parte del nostro forum. Do subito il benvenuto ai miei ospiti in studio con me, che ringrazio per essere qui, Fabio Previtali, CEO Unicredit Leased Asset Management SPA. Grazie a voi. Buongiorno. Buongiorno. Benvenuto. E in collegamento Emiliano Lazzaro, Head of Loan Advisory CBRE. Benvenuto Emiliano, grazie per essere con noi.
Peraltro abbiamo citato già un po' di vostre ricerche su cui torneremo naturalmente. Io partirei proprio da Emiliano per questo motivo, perché io mi sono basata insomma su alcuni numeri significativi, credo che possano accendere l'interesse di chi ci ascolta. Le principali tendenze, però chiedo a te di entrare un po' più nel merito, le principali tendenze che state osservando proprio nel mercato immobiliare italiano. Allora, è un tema molto complesso. Partiamo, prima hai accennato diversi punti, cerchiamo di analizzarli uno ad uno. Allora, confermo il report di IFIS, che è un report molto ben fatto, nel fatto che il 2021 sia stato un ottimo anno. Abbiamo visto per tutte le fonti, sia la Banca d'Italia che la FMI, che l'OCSE, abbiamo avuto una crescita del PIL superiore alle medie europee. Quindi questo sicuramente è un ottimo risultato. E, è una cosa, una caratteristica forse un po' dell'Italia, che nelle situazioni difficili comunque riusciamo a trarre il meglio del nostro potenziale. Questa situazione però tendenzialmente andrà ad equivalere l'area euro nel 2022, quindi quest'anno, e forse anche andare un po' performando peggio dell'anno successivo, nel 2023. Allora, per quanto riguarda riprendo solo un attimo i punti che hai citato per quanto riguarda appunto i vari report. Il numero di transazioni condivido è stato un ottimo anno per numero di transazioni immobiliari, tuttavia forse porrei un po' più l'accento sulla percentuale degli investimenti stranieri, che comunque contano in Italia anche fino al 75%, quindi comunque è un dato molto importante. Per quanto riguarda lo scenario del 2021, allora in generale abbiamo avuto una crescita del mercato immobiliare di 10,4 milioni, quindi miliardi di euro, con una circa il 14%, come avevi giustamente accennato. Per quanto riguarda le asset classes, queste vanno un po', diciamo che la prima in assoluto è stata la logistica, come insomma è tendenziale, come un po' tutto il resto d'Europa. Gli hotel e la logistica appunto hanno avuto un incremento dell'89% rispetto all'anno precedente. Abbiamo poi a seguire il settore alberghiero, dove ci sarebbe da fare tutto un capitolo a parte, perché è un settore che secondo me merita molta attenzione, ma in questo caso diciamo, lo accenniamo semplicemente. Ha raggiunto 2,1 miliardi di euro per una crescita del 99%. Il terzo settore di crescita in Italia quest'anno è stato quello residenziale, che ha avuto una crescita del più 24%, assestandosi a 700 milioni, come abbiamo detto precedentemente. A confronto di questo ci sono poi dei settori che ovviamente hanno performato meno. Il primo fra tutti è stato l'ufficio, un po' il cambiamento di tipologia, a parte tutto quello che cambierà nel settore ufficio nei prossimi anni, ma nel 2021 abbiamo visto comunque appunto una decrescita della richiesta con un assestamento al meno 13% in Italia. E infine anche il retail, che è l'altro segmento che già diciamo scontava il fatto delle transazioni online, ma con il Covid diciamo si è assestato, ha avuto diciamo, un abbattimento maggiore. Adesso una precisazione è che le aspettative per il 2021, cioè le aspettative per il prossimo anno, 2020, tra il 2022 e il 2023, sono basate su diciamo, tre motivi principali. Uno è l'inflazione, quindi è stato accettata l'inflazione come temporanea. Il secondo è il fatto che le materie prime, come petrolio e gas, si fossero stabilizzate nel quarter 2, nel secondo semestre, trimestre, scusate, del 2022. E l'ultimo era appunto quello delle materie prime. Adesso, se volessimo fare un'analisi un po' più precisa, sono esattamente le voci che andiamo a impattare con il conflitto con l'Ucraina. Allora, se parliamo di inflazione temporanea, sappiamo che continuerà, quindi non è più un'assumption che possiamo prendere riferimento. Il petrolio e il gas, l'abbiamo visto, ne stavamo parlando proprio prima dell'intervista, è quella l'immediata diciamo, modifica avvenuta proprio il rapporto tra Ucraina e Russia. Io ricordo che in Italia noi importiamo il 40, cioè del gas che importiamo il 43%, almeno alle date, gli ultimi dati che ho avuto, nel 2020 è stato proprio di provenienza russa. C'è un altro dato molto importante, che di questo la fornitura elettrica, il 49% viene proprio da fonti di questo tipo, quindi petrolifere. E l'altra cosa che volevo evidenziare, quando parlavamo di mercato delle materie prime agricole, che forse appunto sarebbe stabilizzato nel prossimo anno,
E di fatto dobbiamo ricordare che noi importiamo il 40% di materie prime, in particolare, se vogliamo citarlo, il grano, no? E appunto questo va a fronte anche di altre considerazioni, per esempio che la produzione interna è triplicata rispetto allo stesso, cioè tanti, diciamo, altri, non voglio andare troppo nel dettaglio, però diciamo queste tre caratteristiche sicuramente impatteranno quello che è lo scenario futuro. La ricerca che abbiamo fatto era, diciamo, che in 2 settimane è di fatto diventata un pochettino da rivedere. Tante cose importanti. Sicuramente da una parte abbiamo, beh, significativo, effettivamente forse non ci si pensa, uffici, no? Con la situazione che abbiamo vissuto del Covid, con lo smart working, effettivamente poi si è rimesso un po' in discussione il Assolutamente tema del sì. lavoro e del luogo di lavoro. Per questo, no, che siamo partiti anche dicendo che ciascun immobile ha delle riflessioni diverse, sia che si parli di residenziali, uffici, eccetera, eccetera. Quindi partirei da qui proprio con Fabio. E poi, vabbè, e poi tutto quello che ci ruota intorno, cioè si parlava dell'inflazione, i prezzi che salgono, in realtà ancora prima che scoppiasse il conflitto si era un po' rivista l'aspetto della temporaneità dell'inflazione, no? Ma che era stata definita più strutturale e adesso no, non può far altro che peggiorare da questo punto di vista, quindi con l'energia, gli energetici che spingono in sull'inflazione. Ma fatta questa ulteriore precisazione che già ha fatto molto bene Emiliano, Fabio, quali prospettive future intravedete proprio per quanto riguarda la presenza sul mercato di immobili residenziali, commerciali, industriali legati a procedure di fallimento? Non solo, leasing, le relative capacità di gestione. Non a caso io ho rimesso sul tavolo tutti gli elementi un po' più di attualità, perché bisogna fare i conti con tutto questo, no? Ma guarda, l'analisi ottima che ha fatto Emiliano mi aiuta anche nella risposta che già vado dicendo in diversi convegni, che è quello di una estrema polarizzazione del mercato real estate. E già Emiliano lo ha evidenziato molto bene, alcuni comparti sono andati fortissimo, c'è stato il cosiddetto booming di investimenti per quanto riguarda soprattutto la logistica, per quanto riguarda anche il residenziale, ma stiamo parlando di un residenziale nuovo, concentrato in alcuni capoluoghi di provincia. Non dimentichiamo che l'Italia ha 8.000 comuni e se togliamo quei pochi capoluoghi di provincia c'è stato poco di nuovo. Ci si è concentrati soltanto su determinate asset class. Quando parliamo di asset cosiddetti distressed, afflitti, noi stiamo facendo riferimento a una sottocategoria di quello che io chiamo il libero mercato della real estate. Quindi se l'incidenza della categorizzazione degli interessi dell'investitore sul mercato libero si concentra soltanto su alcune categorie di asset, a maggior ragione ciò avviene nel mercato cosiddetto distressed. Nella tua domanda è molto importante una distinzione. Tu metti nel mondo del distressed due categorie che devono essere tenute ben distinte, che è quello degli asset che provengono da leasing cosiddetti defaultati, quindi contratti di leasing andati in default, da quelli che sono invece nelle corti giudiziarie, il Certo. cosiddetto cash in court. Diciamo che le società di leasing negli ultimi 20-25 anni hanno finanziato la piccola media manifattura. Emiliano ha passato in rassegna tutte le categorie di asset, ma se n'è dimenticata una, volutamente probabilmente, che è quello degli asset industriali, che pesa enormemente nelle società di leasing, in chi sta gestendo le posizioni NPE. Ma qual è la massa critica di fatto di questi asset sul mercato? E secondo me un dato di partenza dal quale attingere le fonti è quello dei dati statistici che proiettano ad oggi 330 miliardi di NPL Ok, che sono gestiti dalle principali services in questo, sono circa 6-7 quelli che si contendono al mercato, sia quello primario che secondario. E il 2021 ha visto una cosa molto interessante, che gli scambi, per il 50% negli scambi tra dati sulle posizioni NPL, fanno riferimento a posizioni secured, quindi c'è un collateral collegato. Spesso questo è stato un asset, un real estate, un immobiliare. ok. Questa categorizzazione, questa estrema polarizzazione del mercato immobiliare va incontro a quello che dicevi tu prima, cioè i cambiamenti culturali, se vuoi anche, i cambiamenti tecnologici in atto da diversi anni, ma che negli ultimi 2 anni, l'abbiamo vissuto, hanno portato a mettere un elevato rischio su tutte le categorie di asset. Gli uffici, che se io parlo con Emiliano, probabilmente 4-5 anni fa non avremmo mai pensato che degli uffici downtown Milano avessero No, un rischio di vacancy. Oggi è tutto da anzi, ripensare. certo.
E quello che mi preme dire, perché noi come UCLA... Forse anche proprio come a partire da un ridimensionamento dello spazio, no? Però al di là del fatto che poi magari si cambia anche prospettiva, però cambia proprio come spazio. Si cambia sistema con il quale occupiamo lo spazio, esatto, assolutamente. Esatto. Le alternative sono diverse, lo smart working, il remote working, consente oggi un'alternanza casa-lavoro completamente diversa. Quindi questo sta impattando nel libero mercato, immaginate voi, in quello che è il mercato di stressed. Certo. Generalmente quando parliamo di asset gestiti da società di leasing, e noi come UCLA nasciamo per far questo, la mediana di portafoglio è una mediana che si schiaccia sui 400.000 euro. Stiamo parlando di decine, centinaia di capannoni industriali dispersi su tutto il territorio nazionale, nelle quali l'impatto ESG francamente non ci è arrivato, hanno una datazione che li porta indietro nel tempo in un'era archeologica completamente diversa da quello che c'è oggi. Certo. Quindi chi ha l'obbligo, il compito di gestire questi asset deve avere un network che gli consenta una valorizzazione, che spesso non è facile, perché probabilmente uno può anche pensare che da un capannone industriale si converta e si faccia un residenziale classe A+. Poi quando si scava, è un po' di Emiliano sorride, Emiliano, però sì, sa perfettamente di che cosa sto parlando, certo. È tutto più difficile. Certo. Quindi io direi che le tendenze sono già in atto, ma sempre di più andremo verso quello. E chiudo dicendo, quando si parla di logistica, di spazi di logistica ci sono capannoni industriali che potrebbero essere convertiti in logistica, ma 20 anni fa nessuno pensava che la logistica avrebbe coperto superficie talmente ampie che oggi soltanto il nuovo può fornire, quindi facciamo brownfield, greenfield, ma non ci sono capannoni industriali che consentano una valorizzazione di uno spazio occupativo così grande. Certo, quindi certo, assolutamente. Chi gestisce la real estate deve sapere che se ha in pancia asset che non sono appetibili per il mercato, una soluzione diversa la deve trovare. Certo, Emiliano, ti chiedo anche un commento su questo, anche più o meno velocemente, perché poi voglio capire quale può essere uno strumento efficace per la gestione e il recupero dei crediti deteriorati di una banca, no? E poi tornerò anche su questo da Fabio, capiremo perché. Intanto se vuoi agganciarti a quello che appunto diceva Fabio. No, condivido pienamente quello che ha detto, anzi è molto, molto ben strutturato. E ripeto che l'investitore straniero di fatto si sta ancora concentrando sulle primarie location che sono Milano per prima, ma Milano proprio come centro Milano, certo, sì. Nord Italia, e ora stiamo vedendo uno sviluppo sostanziale a Roma, questo penso che nei prossimi anni lo vedremo ancora di più, però di fatto diciamo che ci sono ancora difficoltà ad assegnare asset appunto che non siano prime e soprattutto non siano location prime all'investitore straniero, che appunto, come abbiamo detto, conta moltissimo nel panorama degli investimenti italiani, in location che sono periferico, addirittura locati in altri comuni. Quindi sono pienamente d'accordo sul fatto che si possano trasformare i capannoni, sì, concordo appieno, non è caso per caso innanzitutto, ma poi anche una difficoltà strutturale, dipende dall'età, dipende da come sono stati costruiti al tempo, cosa ci si voglia fare. Ovviamente nel centro di città sarebbe più facile una riconversione, diciamo, se possibile, in residenziale classe superiore. Però quindi purtroppo anche, noi ce l'abbiamo anche l'adattamento, definiamolo così, dipende proprio dalla zona di riferimento, dalla zona geografica, piuttosto che, allora, sia distinzione tra città e zone più periferiche, ma immagino anche all'interno di una stessa città, no? In base a dove ci si sta riferendo come immobile. Sì, ecco. Assolutamente sì. Insomma. Vorrei mettere solamente una particolare. Certo. Nella fase iniziale del Covid si è visto un notevole interessamento a zone esterne ai centri città. Quindi si pensava che si potesse continuare differentemente a lavorare appunto in zone più calme, in zone diciamo più rurali del territorio, e quindi un ritorno al centro città magari posticipato. Questa è stata un'idea che ha funzionato finché il Covid era, diciamo, al centro dell'attenzione. Di fatto poi stiamo vedendo ora che tutti gli investitori si stanno comunque redirigendo verso i centri città. Assolutamente, se posso, assolutamente, certo, sì, Emiliano, è così, anche perché le tendenze sulla real estate e sul mercato non sono mai tendenze che si verificano in poco tempo, ma che si consolidano in un arco di tempo molto più lungo. Quindi fare una fotografia oggi, pensare che quella fotografia valga per i prossimi 3, 5, 10 anni, è sbagliato in partenza. Questa è una situazione contingente, venuto meno la necessità di essere contingenti, si ritorna indietro, cioè si ritorna a quello che dava solidità al mercato. Chiaro, però insomma, poi
l'evoluzione, insomma, porta a ragionare su modelli diversi, sicuramente l'abbiamo detto anche in apertura, insomma, la necessità di ripensare dei modelli organizzativi, e questo va sempre fatto. Perché la REOCO può essere uno strumento efficace per la gestione? Riparto da Fabio e poi vado anche da Emiliano, entrambi vorrei fare questa domanda per la gestione e il recupero dei crediti deteriorati per le banche. Guarda, io dico che le REOCO, le società, sono queste che si occupano, questi veicoli d'appoggio delle società di cartolarizzazione, tecnicamente sono definite così, sono lo strumento principe per la conversione di un credito inesigibile in qualcosa di tangibile, cioè un asset. Di fatto le società e servicer che si stanno occupando di NPL hanno due strumenti fondamentali, due leve fondamentali, degli ottimi workout manager, degli ottimi restructuring manager, e laddove non sia più possibile tenere in galleggiamento un cliente, come tecnicamente viene definito, oppure non c'è la possibilità di raggiungere un accordo giudiziale, stragiudiziale, l'unica alternativa è quella di agire sull'asset. Okay. Però la cosa molto importante dal mio punto di vista, che gestisco di fatto una REOCO, è quella di capire che si deve passare da un'ottica, diciamo, finanziaria ad un'ottica maggiormente imprenditoriale, perché chi acquisisce un asset acquisisce un qualcosa che è vivo, paradossalmente è vivo, genera delle responsabilità amministrative, penali, civili, che devono essere gestite. Per di più, quando si acquisisce un asset all'interno di una corte giudiziaria, quindi quando si agisce per un'asta, bisogna rendersi conto che bisogna avere dietro un apparato, diciamo una macchina che possa valorizzare questo asset, perché quando lo acquisto posso fare due cose: o lo vendo e quindi faccio un trade-off nella rapida cessione, o lo devo gestire e faccio quello che viene tecnicamente chiamato il cosmetic project, il rehab project, però devo sapere che cos'è una committenza, un appalto, un subappalto, quindi devo fare l'imprenditore. Ed è questo forse il grande limite che talvolta le REOCO possono avere, una scarsa percezione dell'attività imprenditoriale che non è soltanto un'attività finanziaria. Ok, beh, questo è un punto molto interessante. Emiliano, sei d'accordo e cosa aggiungeresti? Allora, faccio una premessa. Io ho lavorato con le REOCO la prima volta nel 2004. Erano i primi esperimenti che si facevano in quest'ottica, era uscita come la possibilità. Allora, spieghiamo un attimino esattamente cos'è. Il recupero del credito, ovviamente, la base, diciamo, di recupero è di fatto l'asset a garanzia, che nel caso di Secured è l'asset immobiliare. Quello che avveniva è che, ovviamente, qualora non si possa fare una conciliazione e si prosegua per un recupero giudiziale, si arriva al punto di vendere l'immobile ad asta. Quello che accadeva è che l'immobile che non veniva aggiudicato in prima istanza ovviamente veniva scontato e posto alle nuove aste. Ovviamente una perdita sostanziale. Il vantaggio dell'idea della REOCO era appunto della real estate owned, quindi di impossessarsi dell'immobile, era quello di pagarlo con il proprio credito. Quindi aveva un effetto, diciamo, di trasformare, proprio come dicevano giustamente, di trasformare il credito in qualcosa di tangibile. Ora, quando era nato, quindi quando, diciamo, io l'ho visto per la prima volta, che la fortuna è stata proprio di quello di essere parte di quel team iniziale, era che comunque c'erano delle aspettative di mercato in crescita, quindi diciamo era un doppio investimento. Premesso che è tutto molto corretto, il fatto di quest'ottica, diciamo, di investitoriale, di investitore appunto, e con tutti i problemi che ci sono dopo aver preso comunque l'asset in gestione, e al tempo veniva appunto visto molto bene, perché comunque ci si aspettava una crescita molto buona nel futuro, cosa che adesso magari alla luce di tutto quello che sta accadendo, diciamo, è un attimino da riformulare, o comunque di essere più attenti. Però sì, concordo in linea di massimo con tutto quello che è stato detto. Sì, infatti Emiliano, è proprio vero, questo hai detto giustamente, il mercato oggi non consente più di fare acquisizioni di massa, ma bisogna fare la cosiddetta due diligence di acquisizione, devo capire esattamente quant'è il grado di liquidità di quell'asset, quali sono i costi gestionali di quell'asset, qual è in Italia la fiscalità, che è un aspetto importantissimo in Italia, e qual è il progetto. Quando io voglio un ritorno sull'investimento a 1, 3, 5 anni, devo sapere che cosa... Ed è importante, mentre nelle due diligence che si fanno sul mondo del leasing servono a verificare quali siano i constraint che mi limitano alla circolazione dell'asset, qui devo capire che cosa prendo, cosa voglio sviluppare e entro quanto tempo. Quindi il business plan deve girare a valori accettabili, altrimenti non è conveniente. Non è sostenibile. Non è sostenibile. Assolutamente.
Eh beh, non possiamo non concludere prima di parlare di sinergie. È un aspetto che è emerso in tutti i momenti, almeno fino a qui, del nostro forum. Rivedere i modelli organizzativi, ovviamente ripensandoli sulla base di nuovi rapporti, nuove sinergie, il cosiddetto fare rete, no? Che è un'altra espressione che abbiamo usato sempre più spesso proprio in questo ultimo periodo. Operatori di settore e istituzioni, ovviamente, per sviluppare progetti che siano quanto più innovativi nel recupero immobiliare, insomma, nel comparto. Allora, ripartiamo da Fabio, poi andiamo da Emiliano in chiusura. Guarda, io ho la fortuna, ho lo sfortuna di girare pressoché tutta l'Italia perché abbiamo asset ovunque. E quello che noto è che c'è una scarsa, a volte, percezione da parte delle amministrazioni locali di quello che voglia essere veramente un processo di rigenerazione urbana, sì, che fa tanto di moda. Cioè le amministrazioni locali spesso pensano che tutto questo processo di rigenerazione debba scaricarsi sui detentori di patrimoni immobiliari e sugli sviluppatori. Di fatto loro non agevolano questo, in molte realtà non è così, perché i processi per dei cambi di destinazione d'uso, gli oneri di urbanizzazione sono talmente capestri o talmente insostenibili per dei business plan che nessun investitore fa quello che sostanzialmente dovrebbe fare, prendere un usato, convertirlo, riaggiornarlo, certo, secondo i moderni layout e rimetterlo sul mercato. Talvolta è più facile, anzi assolutamente più facile, costruire il nuovo, ma il nuovo vuol dire deturpare nuovamente ancora di più il paesaggio, visto che noi parliamo di rigenerazione urbana, dovremmo saper utilizzare quello che già abbiamo. Io dico sempre il concetto del riciclo della bottiglia di plastica funziona perché, oltre che è economicamente sostenibile, questo è un processo che valorizza questo. Se noi non lo facciamo anche nella real estate, il rischio è quello di costruire il nuovo, sì, sempre, molto interessante, quindi avremo logistica nuova, su metrature gigantesche, avremo il nuovo residenziale, ma avremo sempre un invecchiamento di quello che è stato costruito 20 anni. Nuova metà, insomma. Ci sono delle realtà comunali che sono obiettivamente molto looking forward, Milano, okay, è inutile dirlo. E per esperienza abbiamo avuto un'esperienza molto positiva qui vicino a Milano, a Vimercate, dove abbiamo, sì, rilanciato un sito molto grande, che era quello dell'IBM, doveva essere sostanzialmente la Silicon Valley italiana, e soltanto una amministrazione lungimirante, degli imprenditori lungimiranti che dopo tanti anni sono riusciti a chiudere questo deal con noi e a rilanciare un sito che altrimenti in mano nostra sarebbe rimasto lì in attesa che qualche cavaliere bianco finanziario possa di fatto risolvere il problema. A salvarlo, no? A salvare, perfetto, la situazione, ma non funziona proprio così, non, funziona, no? Non così. È una favola, o meglio, cerchiamo di farla diventare noi attraverso degli interventi virtuosi. Allora Emiliano, in conclusione, stessa domanda che ho posto a Fabio. Allora, partiamo dal presupposto, io sono un po' un fan della rigenerazione, quindi sì, sono amante degli immobili antichi, quindi sicuramente è il nuovo, diciamo, lo vedo un po' più secondo punto di vista. Quindi sono molto attento su questa fase e sarebbe veramente un bene recuperare tanti edifici italiani che sono, purtroppo ne vedo anche troppi, in disuso, ma abbandonati e destinati appunto probabilmente all'abbattimento. Quanto riguarda le istituzioni italiane, sono stati notevoli passi avanti, adesso molti incentivi, a partire dal 110%, che comunque è stato molto complicato e non molti ancora lo utilizzano per dubbi, diciamo, di performance o comunque di recupero, ma ci sono tanti altri tipo di supporti, per esempio c'è stato il bonus ristrutturazione, il bonus efficienza energetica, il sisma bonus, la facciata degli edifici esterni, gli impianti fotovoltaici, le colonnine dei veicoli elettrici, il bonus mobile, il bonus verde, cioè, abbiamo avuto veramente tantissime e non di facile utilizzo, ma comunque sicuramente aiuterebbero a rivalutare degli asset. Questo però va visto a fronte di una conoscenza dell'immobile. Io mi sono sempre battuto, il motivo per cui sono venuto in CBRE è proprio perché da advisor sentivo mancasse quella conoscenza specifica dell'asset in sé, quindi dell'immobile. Quindi ho voluto approfondire questa conoscenza e mi rendo conto che la conoscenza appunto dell'asset specifico, ma anche la selezione all'interno di portafogli è fondamentale. Ci sono immobili che possono essere recuperati con investimenti economici o comunque con dei profitti importanti, però vanno conosciuti, vanno selezionati, vanno scaglionati, vanno selezionati appunto e poi investiti come un imprenditore, come appunto diceva giustamente Fabio prima.
Adesso, al di fuori di questo, ci sono anche altri alert, però io volevo porre giusto un hint su qualcosa, su una direttiva che entrerà in vigore, la norma della Commissione Europea del 31 dicembre 2025, che appunto parla di asset che non abbiano una classe energetica almeno G, che possa diventare inutilizzabili, non vendibili, non affittabili, nemmeno cedibili. Questa qui è una direttiva che colpirà un terzo degli asset in Italia. Quindi è qualcosa di veramente importante. Diciamo, la collaborazione tra investitori e istituzioni è fondamentale, perché si rischia di perdere valore su tanti asset che invece potrebbero veramente generare sia benefici economici, ma soprattutto all'interno Certo, delle stesse. attrattività, no? Cioè, sappiamo, Assolutamente insomma, è sì. quello il punto, creare un territorio che possa essere sempre più fonte di investimento, quindi che possa portare linfa vitale al sistema paese. Per quella la sinergia tra istituzioni e comparto è necessario. Ecco, un'ultima, Se, prego, prego. soltanto un Sì, flash, che sì. sono pienamente d'accordo con quello che diceva Emiliano, non vorrei però che fosse, Sì. diciamo, il misconception dal fatto che un conto è il make up che facciamo sugli immobili, un conto è a riqualificare interi comparti, interi distretti economici. Ci sono delle zone, delle valli, io vengo da Bergamo, ci sono delle valli bergamasche e bresciane che sono un filare di capannoni uno dietro Ok. l'altro. Non ci sarà nessuno che fa il cappotto, il sisma bonus. E lì si tratta di rivedere, ripensare degli spazi produttivi che non esistono Chiaro, più. E chiaro. lì non lo si può fare semplicemente facendo un'attività, di facciata, ma bisogna ripensare profondamente il territorio. Quindi questa è la mia. Strutturalmente parlando, quindi Assolutamente sì, assolutamente sì. non solo come riqualificazione, ma Riqualificazione. proprio come si può definire, Un ripensamento un ripensamento, totale esatto, un di come ripensamento occupiamo totale. lo spazio. Va bene, io vi ringrazio Fabio Previtali e Emiliano Lazzaro, Grazie. come anche, insomma, anche in questo caso abbiamo detto tante cose, ci sarà modo di approfondire questi temi. Magari in altra occasione vi aspetto presto, a parte la prossima edizione del nostro forum, ma in tutti i nostri Certo. approfondimenti che dedichiamo al tema. Grazie, grazie Emiliano che sei in collegamento, ciao, Grazie. a Ciao presto. Emiliano, Arrivederci. Presto e grazie, grazie a grazie. Fabio. E noi Grazie. continuiamo ancora con il nostro forum.